Ciao ragazze e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Daniele Danzu e oggi siamo in un nuovo episodio del gameplay dedicato a The Sims 4. E ragazzi, dobbiamo andare subito, subito in game perché è iniziato il travaglio, signori. Ebbene sì, la nostra Celine Lopez sta iniziando il travaglio. Adoro. Adoro! Non vedevo l'ora! Finalmente, ragazzi, scopriremo se questo sim è un bimbo o una bimba. Questa casa è abbastanza grande per accogliere. Ma guarda, servi la colazione, macedonia di frutta. Non vedo l'ora, raga, non vedo l'ora. Sono tutti svegli perché è iniziato il, diciamo, travaglio. Céline dovrebbe andare al lavoro praticamente adesso, ma non ci va, tanto abbiamo 5 giorni di vacanza disponibili. Sta preparando la colazione, lui si sveglia. Panico pregenitoriale, ragazzi. Adoro, adoro. E poi gli facciamo fare i compiti perché se no andiamo veramente male. Sciogliere opere per il portfolio. Adoro, fai i compiti per sciogliere opere per il portfolio. Dovrebbe farsi anche una doccia, ragazzi. In tutto questo, a breve lui diventerà un adulto, ragazzi. Passeremo da giovane adulto ad adulto e sono molto contento di questa cosa. Chiacchiera sul lavoro. Chiacchierata sul lavoro, no, amo. Lei sta ascoltando anche della radio, bravissimo. Ed è pronta la colazione. Allora, lui gli facciamo fare i compiti, raga, perché siamo veramente indietro, siamo veramente indietro per questa università. Non so se riusciremo a passare questa sessione. Quindi se riusciremo a passare i voti, ad avere i voti, anzi, di tutte le sessioni, di tutti i corsi. Ovviamente, ragazzi, la mia allergia non è diminuita. È un continuo, raga. Amo, vai in bagno e ti sto mandando in bagno. Ragazzi, vi dico anche che andremo a, come dire, Amo, devi fare i compiti. Andremo a partorire in casa perché non c'ho la sbatta di andare fino in ospedale per partorire e partoriremo a breve. Partoriremo a breve, lei sì, dovrebbe andare al lavoro, ma noi non ci andiamo. Va bene così. Volevo condividere. Lei va al lavoro praticamente tra un po'. Ma perché vanno a cucinare nel calderone? Ma io vorrei capire questa cosa. Che problemi hanno? Vedete, lui è un mago e non sta andando a cucinare nel calderone. Si sta a magnà. Che te stai a magnà? Parfa di fu. No, ciotola di Akai. Bravo! Ci piace. Ci piace. Lui sta facendo i compiti. Lui è perennemente al lavoro, praticamente. Questo staccanovista. Bevi. Cosa stai bevendo? Cos'è che beve lei? Cosa vuoi bere? Ma pozione dei bisogni abbondanti. Adoro, adoro. Prendi tutte le pozioni. No, ma non tu. Tu, dopo che hai mangiato, prendi tutte le pozioni. Adoro lei, favolosa, che va al lavoro in questo modo. Favolosa. Favolosa. Lui dovrebbe trasformarsi, raga. Amelia si trova al lavoro. Amo, stai lavorando sodo, brava. Lui sta raccogliendo tutte le pozioni. Magari ora le distribuiamo in giro per la famiglia. Pozioni e bisogni abbondanti. Assolutamente. Ma tu i compiti, fai i compiti. Ne possiamo, come dire, dare una a lui? Girl, ma sono tante. Allora, no, rimettiamole qui. Che stress. Facciamo così. Questa la diamo una a lui, una a lei. E ce le abbiamo. Così lui deve andare al lavoro. Amo, bevi. Bevi subito la pozione dei bisogni abbondanti. Oddio, tra un po' devi andare al lavoro. Devi andare a scuola, scusa. All'università, ce la posso fare. Lei come bisogni sta abbastanza bene. Possiamo buttare questo, tipo? Essendo in arrivo un bambino, l'assistenza sociale del SIM ha fornito un aculo omaggio per il piccolo. Céline sta per avere un figlio, ragazzi. Non abbiamo potere decisionale. Adorabile. Oddio, non vedo l'ora. Sì, adoro, adoro, adoro. Raga, è
È una femminuccia! È una femminuccia! Allora, mi sono segnato sul cellulare i nomi che mi avete dato. Eccoli qui. Sì, infatti. Allora, mi piaceva molto... Oddio, sono super indeciso, ragazzi. Allora, mi piaceva molto Laila Vimes, di Federica TM. Aria mi piace di Caterina Romano, però non saprei. Chanel molto carino, ma in questa situazione di Totti Blasi non mi sento di chiamare la bimba Chanel. Mi piaceva anche Ambra di Panda King. Ovviamente sono le persone che mi hanno detto questi nomi. Quindi Ambra Vimes o Laila Vimes? Ragazzi, Laila ci sta. Laila Vimes. Laila, che me l'avete scritto così, Vimes. Vimes Lopez. Vimes Lopez, dai. È arrivato il momento. In questo caso lei non sono sposati, quindi ci tiene che sia come dire, che ci sia anche il suo cognome. Vimes Lopez, ragazzi. Eccola! Adoro! Io la farò crescere abbastanza. Eccola. Eccola, bellina Laila Vimes. Non vedo l'ora di vederla toddler. Penso che la farò crescere subito, la farò diventare subito una toddler. Immagino proprio di sì. Amo, devi andare a lezione. Oddio, però poteva finire i compiti. Dai, finisci i compiti e poi vai a lezione. Let's go. Let's go. Raggiunto il livello 1 di genitorialità per quanto riguarda la nostra Celine Lopez. Adoro. Lui sta andando a scuola? Amo, vai a scuola. Oddio, patatina la sta allattando. Patatina. Era solo uno, ragazzi, per fortuna. Ci abbiamo Laila Vimes, adoro, yeah! No, raga, sono troppo contento. Comunque ringrazio tutti con voi. Ehi, ho saputo della tua amicizia con Celine Lopez, piuttosto in gamba, amo. Ringrazio tutti coloro che hanno, diciamo, fatto, come dire, mi hanno mandato, ascolta attivamente, mi hanno mandato i nomi perché non è così scontato. Ovviamente, ragazzi, voi direte: ma dove te li hanno mandati? Su Instagram. Quindi dovete assolutamente, come dire, fai dei versetti, dovete assolutamente andarmi a seguire su Instagram. Molto molto semplice. Raga, non avevo un bambino e quindi un toddler da molto tempo, e quindi sono molto molto contento di questa cosa. Tra l'altro voglio vedere che tipo di allora, amo, beviti questa. Ok. E così fai i compiti per belle arti nei spazi pubblici. Stai a beve? Dai, vai a casa, veloce. Ce la fa? Dov'è? Amo, dai. Dai, si è arrivato a casa. Ha raggiunto il livello 2 di genitorialità. Raga, non credo che ce la faremo a fare questa roba. Quindi andrei qui un attimo. Lui, chiedi un parere, esercitati a presentare. Tieni una presentazione, rifinisci, organizza. Lui, no, bugia, scusate. Lui vuole diventare un papà modello. Quindi anche se è furioso come le merde, cambia il pannolino sporco, nutri con il biberon e calma. Dai, l'università, raga, non lo so come andrà. Certo che se la bambina lo vede in questa condizione, sarà molto molto contenta. Cambiamo il pannolino. Ciao, amore di papà. Troppo bellina. Non vedo l'ora che cresca, raga. Ma come? Eh sì, ci sta, ci sta, ci sta. Allora, io volevo un attimo spostarla però questa culla, metterla in un punto più, come dire, dove la possiamo prendere in maniera un po' più normale, tipo davanti ai fornelli. Adoro. Mettiamola qui, dai, ci sta meglio. Amo. Dicevo, coccola e culla. Troppo bello. Ehi, vabbè, lui sta mangiando, poi lo facciamo venire a conoscere la bimba. E lei cosa deve fare? Intraprende una carriera di intrattenitrice e possiede un microfono. Adoro. Aspettiamo, dai, aspettiamo che diventi almeno toddler. Poi saranno i nonni a occuparsi della bimba, eh.
loro continueranno con le loro carriere. Ragazzi, ovviamente nel prossimo episodio a livello 2 di genitorialità può spronare i bimbi a fare i compiti e dire loro con risolutezza di evitare i cattivi comportamenti. Puoi inoltre selezionare altre opzioni quando risponde a un momento formativo. Ottimo. Dicevo, penso che questo sarà l'ultimo episodio che giochiamo con loro per ora, nel senso che vorrei passare alle altre famiglie. Voglio tornare sicuramente da Sean e Jean. Lui sta andando a scuola, a lavoro. Lei cosa sta facendo? Balla. Perché dovresti ballare? Amo, approfittane per dormire. Amo, approfittane per dormire, perché poi la bimba si sveglia. Lui deve fare un sacco di roba in realtà. Noi a che livello siamo? Mixologo, capo operatore di bevande. Livello 4 di carisma. Potremmo anche... amo, ascolta attivamente. Cosa sta facendo? No, lui è andato al lavoro, ragazzi. Cioè, stile staccanovista proprio fino alla fine. Non ce la può fare? Non ce la può fare a fare di meglio. Cioè, nel senso, lui vuole lavorare. Altro che se ne occupa lui della bambina. Credici. Tutta vita, insomma. Tutta vita. Richard è tornato. Allora, dormi innanzitutto. Amo, senti, facciamo una cosa. Dobbiamo fare... Sostieni l'esame finale, presenta una tesina, compiti a casa. Allora, possiamo fare una cosa. Rifinisci e organizza. Dovremmo fare i compiti, lo so. Allora, lui sta bene. Ma lui si sta trasformando? Oh, girl. No, si sta trasformando, raga. Oddio, oddio. Vabbè. Vabbè. Lupo mannaro, cerca di riprendere il controllo. Ce la potremmo fare? Potremmo? Così, in amicizia. No? Lupo mannaro, non puoi. Vabbè. Vabbè. Rimani incazzato, che ti devo dire? Che ti devo dire? Vai, lupo mannaro, annusa qui, scava nel terreno. Beh, a questo punto gli facciamo fare cose da lupo mannaro, raga. Che vedevo di... Cioè, se proprio non vuole essere una persona... Una persona... Non sempre possiamo recuperare il controllo, raga. Sarà molto difficile laurearci con il nostro Richard, ma va bene. Ce ne faremo una ragione. Che cosa stai facendo? Ti sei messa a pulire. Allora, tu hai appena partorito e te metti a pulire. Ma anche no. Ma anche no. Ma anche no. Allora raga, io tra l'altro volevo chiedervi anche una cosa. Ho pubblicato un altro gioco sul mio canale, Fortress Frontier. Devo dire, la prima puntata non è andata assolutamente male, forse perché era la novità. La seconda puntata un po'... un po' nì. E quindi vi chiedo, le altre non lo so sinceramente, perché ancora non le avete viste mentre io sto registrando questo episodio. Quindi vi chiedo ovviamente, grazie Gene. E quindi vi chiedo, cosa ne pensate di questo nuovo gioco? Cioè, io penso che lo porterò per un po' di tempo, anche per dare la possibilità di abituarvi a nuovi giochi. E se ci sono altri giochi che magari vi interessa conoscere, vedere, visti diciamo da me. Allora, lei è un po' incazzata, ma verrai a fare la nonna. Verrai a fare la nonna. Quindi nutri con il biberon, coccola, culla e fai dei versetti. Lui, raga, dove sta? Maro, ma tu ti puoi far vedere in giro per tutto il quartiere così? Lupo mannaro, scava una galleria. Vabbè. Amo. Adoro. Adoro. Non possiamo neanche mordere gli altri perché non abbiamo questa capacità. Vabbè, amo, ti vuoi fare la passeggiata? Guardate, la gente è impaurita. Adoro. Ti vuoi fare la passeggiata in questo modo? Va bene, cioè nel senso, non abbiamo problemi di questo genere. Fatela e via. Eccola! Allora, Laila qui risulta, diciamo, nera. Mentre qui è una dolcissima bambina. Comunque, la nostra... La nostra Amelia si è rimessa non in forma, di più. Wow, parla, fai una faccia buffa. Bravissima. Tra l'altro lei, raga, a livello di abilità genitoriale, a livello 5, raga, a livello 5 e a breve andrà a livello 6 praticamente. Te che stai a fa? Questa balla sempre? Ma che problemi ha? Che problemi ha? Amo, potresti riprendere il controllo così? Cerca di riprendere il controllo, te prego. Ah, te prego, grazie. Oh, grazie.
Grazie. Sopra la media, avanti così, Eric, sei sulla buona strada per migliorare i tuoi voti. Molto bene, molto bene. Amo. Vediamo domani. No, allora, siamo a venerdì, quindi non hai più cose. Allora, vediamo un attimo. Tieni la presentazione, rifinisci e organizza. Proviamo a capire. Scarsa, infatti, dobbiamo farlo almeno per bene. Lei deve dormire. La bambina sta bene. Zio! Zio! Io sono zio, ragazzi. Coccola e culla e dondola. Adoro! Fai vedere a. Chiama un servizio e fai passare di età. Non c'è bisogno, non c'è bisogno. Però io non lo farò insieme a voi in questo episodio. Però alla fine di questa registrazione la farò passare di età. Perché è meglio avere un toddler, così la posso sistemare subito. E oddio, qui si è rotto. Direi di sostituire. Cosa sta facendo? È incazzata, raga. Tutti a calciare questo coso. Ma che problemi avete? Che problemi avete? Butta via. Cioè, non è colpa mica mia, che voi siete sempre incazzati. Cerca di calmarti. Cioè, fate qualcosa. Raga, benvenuta Laila. Benvenuta Laila. Laila Vimes Lopez. Adoro, adoro. Potrebbe essere bionda e invertire un po' la cosa dei Vimes, che invece hanno i capelli neri. Lei è incazzata. Non c'è bisogno, non c'è bisogno, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Vai a calmarti da un'altra parte, dai. Lui che sta facendo? Scarsa, è scarsa questa presentazione. Io vorrei tenere anche la presentazione finale. Dobbiamo fare pure la tisina. No, ma tutto a posto. Tutto a posto. Ottimo, davvero, davvero ottimo. Bellina, bellina. Troppo carina. Allora, secondo me, mentre stai qui, magia, esercitati nella magia pratica, dai. È caldissimo, raga. Siamo in autunno, e fa caldo. Siamo in autunno e fa caldo. Lei sta dormendo qui, mi sembra un. Cioè, c'hai un letto e noi ci siamo qui. Molto infuriato perché perdere il controllo. E ho capito, dai, tra un po' forse normale. Allora, io direi che normale ci piace. Non possiamo tenere la cosa finale. Va bene. E allora vieni qui e iniziamo a fare la tesina, raga. Università, attività, tesina. Presenta una tesina. Copiata, scrivi una tesina. Specialista degli eventi, ospita 50 eventi sociali almeno di bronzo fra tutti i sim. Ma non abbiamo fatto nessun evento. Lui sta nuotando. Adoro. Questa è una famiglia molto indaffarata, raga. Molto sfaccettata. Ne abbiamo di tutti i colori. Ne vediamo veramente di tutti i colori. E nonno, tu ancora non l'hai conosciuta. Quindi direi che possiamo nutrire col biberon, coccolare e cullare. Per Richard il calcio inizierà fra un'ora. Scusate, ragazzi. Vieni a unirti al divertimento dello sport. Non c'è bisogno. E cambia il pannolino sporco e nutri con il biberon e calma. Perché? Chiacchiera con Amelia. No, io vorrei che tu iniziassi università, attività universitarie, tesina, presenta. No, presento una tesina copiata. Oddio. Proviamoci, dai. Ormai, raga. Manca poco anche al compleanno di Eric, ragazzi. Ebbene sì, anche lui sta per diventare un giovane adulto. Lui sta venendo. No, non sta venendo. Scusate. Sblocca. Basta. Cambia il pannolino sporco. Nutri con il biberon. E calma. Dai, che sta bambina sta piangendo. Forza e coraggio. Lui sta esercitandosi nella magia pratica. Dai, che anche il nostro Arti. Bellino, Arti Vimes, oh, patatino. Lei è stato sorpreso a copiare la propria tesina. Di conseguenza riceve una munizione ufficiale. Il suo voto ne risentirà. Qualsiasi ulteriore tentativo di imbrogliare sarà comportato un periodo di osservazione accademica o la sospensione dell'università. Ecco, così. Erika ha scoperto incantesimo erba. Adoro. Ok, questo purtroppo non possiamo fare più niente. Tieni una presentazione. Potremmo andare. Vacanza non necessaria. Dove sta andando? A scuola di calcio. Va bene. Vai a scuola di calcio. Incantesimo erba. Potrei sapere che cos'è? Scusate, vediamo un attimo. Dove lo vedo? Dove lo vedo? Qui. Apri il libro degli incantesimi. Magia pratica.
Incantesimo erba, crea una pianta matura anche dove il terreno è più sterile. Adoro, adoro, ci piace, ci piace. Va bene ragazzi, io direi che con questo episodio possiamo terminare qui. Nel prossimo episodio torneremo da Jean e Sean sicuramente. Poi vi devo far conoscere le nuove famiglie, quindi scrivetemi nei commenti se volete conoscere anche subito le nuove famiglie o vogliamo fare qualche episodio con Jean e Sean. Io nel frattempo vi mando un bacio dal vostro Danzu e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!